Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Sneakerare, nuovo unboxing di questa bellissima Yeezy prodotta in casa Adidas dalla mente geniale di Kanye West. Nello specifico sono le Yeezy Boost 350 V2 Antilia. Il nickname di questa scarpa, nonché della colorway di questa scarpa sull'etichetta Antilia, si dovrebbe pronunciare in questo modo, letteralmente significa proboscide, però in questo caso naturalmente non richiama assolutamente una proboscide, bensì una costellazione che ha questo nome a forma di S, da qui appunto proboscide. E quindi ragazzi, detto questo piccolo particolare, andremo a vedere questa scarpa prima sul tavolo, poi come calza, quindi su uno non fit, e alla fine ragazzi dirò le mie considerazioni personali. Buona visione! Cambiano le versioni, ma la scatola rimane sempre questa, naturalmente per quanto riguarda le V2. Scritta 350 qui sopra, boost di lato, naturalmente è una sliding box sempre un po' difficoltosa da aprire, in questo caso neanche troppo, però di media faccio un po' di fatica nell'aprire questa scatola. Andiamo subito a prendere loro ed eccole qui ragazzi, le Yeezy Boost 350 V2 Antilia. Devo dire che la colorazione in effetti richiama molto un corpo celeste. Tipica tomaia delle 350, come noterete, totalmente in prime knit, colorazione Antilia. Molto simile come colorazione alle Butter, con la differenza che nell'intreccio del prime knit ha una percentuale di grigio, come noterete. Un'altra particolarità è qui nella striscia dove di solito troviamo la scritta Supply 350. In questo caso la ritroviamo trasparente, che lascia intravedere la parte interna anche in parte del piede, e i rivestimenti sia della parte anteriore che qui vicino al tallone. Un'altra particolarità è che qui dietro non abbiamo il pull strap, naturalmente. E poi ragazzi, che dire, le tipiche cuciture qui davanti sono sempre molto belle. Lacci di tipo rope, in questo caso sono reflective. Esiste anche una versione di questa scarpa con la tomaia totalmente reflective, in questo caso è la versione non reflective. Non vuol dire che non riflette per niente, ma semplicemente i lacci riflettenti. Guardiamo la parte della calzata e la parte interna. Come vedete ha l'apertura di tipo taco, in molti la chiamano così perché assomiglia proprio a un taco. Guardando dentro, qui abbiamo le three stripes sempre riflettenti come per i lacci. Alla parte interna la soletta della stessa tonalità della tomaia con la scritta Adidas Yeezy. Per quanto riguarda poi i rivestimenti interni, sono praticamente, è totalmente sfoderata, se non per dei rivestimenti qui, come vedete sul malleolo, che permettono appunto di avere una migliore calzata durante la camminata. Intersuola che come al solito a un primo sguardo sembra totalmente in gomma, ma in realtà all'interno cela un'anima in boost che può essere facilmente vista anche in questa parte. Come vedete qui si intravede dove finisce la tomaia e qui dove è presente il boost. Naturalmente girando la scarpa e guardando la suola abbiamo proprio l'anima in boost visibile qui sotto e anche qui sotto questa griglia della suola. Suola che anch'essa è totalmente in gomma vulcanizzata, scritta boost qui sotto, abbiamo anche la scritta Adidas Original qui sopra. Come per le Cream e gli ultimi modelli 350, la suola presenta una colorazione leggermente differente rispetto all'intersuola. Come noterete ha una tonalità più bruciata, più caramello rispetto all'intersuola. Droppate lo scorso 22 di giugno, retail price 220 euro. Io questo modello sono riuscito a copparlo su Graffiti Shop. Devo ammettere che lo stock non era basso, era abbastanza alto, se eravate veloci si riuscivano a prendere. Attualmente a resale si attestano tra i 330 e i 350 euro, dipende dalla size. A meno che voi non abbiate uno stesso modello come questo droppato su Easy Supply Reflective, che naturalmente a resale si attesta intorno ai 700 euro. Ecco a voi ragazzi in tutto il loro splendore, lo possiamo ben dire considerando che il nickname richiama una costellazione celeste, le nuovissime Yeezy Boost 350 V2 Antilia. Per chi me lo chiedesse, calzano almeno mezza taglia sopra rispetto al vostro numero Adidas. Io vi consiglio addirittura un numero in più, io di Adidas porto 45, di queste
ho preso il 46 e mi va preciso, mi va bene, non troppo preciso, mi va bene. Di Nike porto 44,5, quindi se volete avere un raffronto, non so, con una Jordan 1, prendete almeno un numero e mezzo in più rispetto a quelle. Pareri personali, come colorazione richiama molto ma molto una Butter, quindi se già avete quella io questa la dropperei. Ad ogni modo, rispetto alla Butter è molto più particolare, ha questa caratteristica reflective dei lacci che non è niente male. Oltretutto esiste una versione totalmente reflective che, se non sbaglio, viene droppata solamente su Easy Supply o comunque nel mercato americano, è molto più difficile da reperire. Questa è identica, se non che se viene sparaflesciata non si illumina totalmente ma si illuminano solamente i lacci. Un altro aspetto che continua a non convincermi su queste nuove V2 è questa doppia colorazione tra suola e intersuola, che sono molto simili ma pur diverse. Sembra quasi una suola ripulita, utilizzata e ripulita, rispetto all'intersuola, come vedete, ha due tonalità differenti, però è veramente una piccolezza. Per quanto riguarda la fattura in senso assoluto non è niente male, certo 220 euro sono giustificati, senza dubbio. Detto questo, scrivete qui nei commenti il vostro parere personale su questa scarpa, sul video in senso assoluto, e niente ragazzi, continuate a sneakerare.